Ciao a tutti, oggi prepareremo il clafoutis alle albicocche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 15 minuti circa. Gli ingredienti sono albicocche denocciolate, zucchero, farina, latte intero, uova, estratto di vaniglia, sale, brandy. Andiamo via alla ricetta. Per prima cosa abbiamo imburrato uno stampo per crostate da 26 cm, lo abbiamo spolverizzato con lo zucchero semolato, abbiamo tagliato a metà le albicocche e le abbiamo posizionate sullo stampo. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova. Ed azionare il bimby per 8 minuti. 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il latte, il brandy, il sale, l'estratto di vaniglia ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Aggiungere la farina ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Versare il composto sopra le albicocche. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Il clafoutis è cotto, lasciare raffreddare, spolverizzare con zucchero a velo e servire direttamente nella teglia. Clafoutis alle albicocche. Grazie e alla prossima ricetta!